Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Madami di Civita Castellana, dove stiamo per assistere al match tra i padroni di casa della Flaminia e gli ospiti dello Scandicci. Il fischio d'inizio che arriva in questo momento con lo Scandicci, subito in possesso del pallone con Ficini che prova ad andare dall'altra parte, cerca di servire un compagno. Parte il traversone, pallone sul primo palo, poi il mancino da parte di un giocatore della Flaminia, la sfera resta lì e la blocca Timperanza, ma ancora una buona occasione per i padroni di casa. Rimessa a Scandicci, cross al centro dell'area di rigore, un colpo di testa, il pallone resta lì e alla fine il palo da parte della formazione ospite che va vicinissima al gol del vantaggio. Parte il cross, il pallone che resta lì dopo un tocco di Della Pina e alla fine viene messo fuori da un difensore della Flaminia. Scandicci ancora in possesso. Punizione che sta per essere battuta mentre sono salite le torri. Cross al centro, l'area di rigore, il pallone resta lì, poi un tocco da parte di Vanni e alla fine si salva sulla linea la Flaminia con un intervento provvidenziale di Traditi. La conclusione da fuori da parte di Santaremo, la deviazione, ancora Scandicci in possesso del pallone e Sirbu che può favorire il contropiede rossoblu. Sirbu a cercare Sciamanna, viene messo giù e termina qui la prima frazione di gara 0-0 tra Flaminia e Scandicci. Cross al centro, l'area di rigore, viene messo fuori in qualche modo dalla Flaminia. Ma la sfera resta lì e poi con il mancino riesce a coordinarsi Santaremo e la parata da parte di Della Pina che salva i suoi. Contropiede Flaminia con Sarrizzu, ma c'è stato un brutto fallo. Carta con un colpo di testa verso Jacopo Sciamanna, ancora Sciamanna in area di rigore, il mancino e la parata di Timperanza, ma il pallone resta lì. Sirbu, c'è stata una deviazione, è ancora Flaminia in zona d'attacco. Ancora Sarrizzu, l'elastico, il cross al centro dell'area di rigore dove c'è Sirbu, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Doppia occasione Flaminia in pochi minuti. Che facendo i suoi di salire. Timperanza, pallone lungo. A cercare Vanni. Poi in qualche modo riesce la Flaminia in un primo momento a togliere il pallone dai piedi di un giocatore avversario che commette un bruttissimo fallo, dovrebbe trattarsi di Saccardi ai danni del numero 7 Dorin Sirbu. Gianneschi resta a terra, mette il pallone fuori dunque Tacconi. Vedremo se ci sarà bisogno dell'intervento dello staff medico della formazione toscana, classe 2000, terzino sinistro dello Scandicci, mezzo piccante, probabilmente avrà bisogno di una sostituzione. Tacconi viene messo giù e viene anche ammonito per simulazione. Nessun fallo per il direttore di gara, ma soltanto una simulazione da parte del giocatore dello Scandicci. Cartellino giallo dunque. Staffa. Ancora Staffa. In mezzo a due. Prova a mettere il pallone al centro dell'area. Viene messo giù Jacopo Sciamanna e c'è un calcio di rigore in favore della Flaminia. Fallo commesso da Santaremo. E adesso calcio di rigore, Sciamanna sul pallone. Sciamanna contro Timperanza. Parte Sciamanna! Portiere da una parte, pallone dall'altra. Non sbaglia il numero 9 della Flaminia che trova il gol, che sblocca le marcature, porta in vantaggio i suoi.
Vanni. Viene messo giù da Ortensi, secondo direttore di gara in maniera irregolare, calcio di punizione in favore dello Scandicci, Ortensi e Sarrizzo. La battuta con il cross al centro dell'area di rigore, il pallone troppo lungo per qualsiasi giocatore e dunque si spegne sul fondo. La battuta era stata alla fine di Andrea Burato. Il traversone, Sciamanna mette il pallone fuori. Occhio al contropiede della Flaminia con Sarrizzo, che prova a servire Jacopo Sciamanna con il mancino verso Dorin Sirbu. Sirbu punta l'avversario, Sirbu! E mette il pallone dove nessun portiere può arrivare, sotto l'incrocio dei pali. Dorin Sirbu non lascia scampo a Timperanza e con il destro riesce a trovare un gol meraviglioso. 2-0 Flaminia. Sinisgallo prova a rendersi pericoloso, calcio di punizione da ottima posizione per lo Scandicci, anzi si tratta di calcio di rigore perché il fallo è stato commesso in area e dunque grandissima occasione per i toscani per cercare di rimettersi in carreggiata. Sinisgallo è rimasto a terra, dalla postazione stampa sembrava al confine tra l'area di rigore e l'esterno e dell'area, invece si tratta di penalty sul pallone. È pronto Giacomo Vanni con il mancino, spiazza della Pina e accorcia le distanze, rientra in partita la formazione toscana con questo gol di Vanni, che ha spiazzato il portiere, ha trasformato in maniera magistrale il penalty. 36esimo della ripresa, Flaminia 2, Scandicci 1. Rimessa lunga, pallone messo fuori, ma la sfera resta lì, ha provato la conclusione a rete Ficini, è rimasto a terra un giocatore della Flaminia, probabilmente c'è stato un fallo in attacco. Si riprenderà a giocare con un calcio di punizione tra le proteste dei giocatori toscani. E guadagna dunque secondi preziosi in questo caso la Flaminia con Sirbu che abbandona momentaneamente il campo. Ancillai a lottare su ogni pallone. Sinisgallo, pallone messo al centro dell'area di rigore, Gasperini lo mette fuori. Ancora Scandicci in possesso del pallone che può sfruttare anche il recupero sostanzioso che vi annunciamo è di 6 minuti. Poi c'è stata una conclusione intanto da parte di un giocatore della squadra ospite che non ha messo in difficoltà della Pina. Pallone che si alza a campanile e arriva il triplice fischio, la Flaminia vince per 2-1 contro lo Scandicci e comincia bene il nuovo corso di fronte al pubblico del Madami di mister Federico Onofrio Onofri. 3 punti fondamentali per i rossoblù. Niente, abbiamo perso, quindi alla fine è un risultato. Però sarei stato arrabbiato se avessimo pareggiato, che figuriamoci aver perso. Però facciamo complimenti a Flaminia perché comunque hanno vinto. E non piango certo perché delle cose non sono andate bene dal punto di vista arbitrale, non è compito mio e quindi devo pensare alla squadra. La squadra ha fatto una buona partita, ha fatto un gran bel primo tempo dove abbiamo messo il Flaminia alle corde, dove abbiamo avuto almeno 3 o 4 occasioni per poter far gol, non l'abbiamo fatto e purtroppo mi succede nel calcio, poi paghi. Abbiamo cercato di rimetterla in piedi alla fine, non ci siamo riusciti. Rosi aveva preso il secondo gol in contropiede, sono uscita da un calcio d'angolo per un errore sicuramente mio e poi della squadra. Però rimane alla fine la buona prestazione, peccato tocca leccarci le ferite, no?
Sono contento però per Fede, perché l'allenatore è Flaminia, perché l'ho avuto come allenatore da giocatore, sicché sono contento sia rientrato in pista, e oltre ad essere un grande allenatore è veramente un grande uomo, e quindi gli faccio a lui e a tutti i Flaminia poi un grande in bocca al lupo. Se dovessi dirci qualcosa di cui è scontento quest'oggi dei suoi, cosa è mancato secondo lei allo Scandicci? Un po' di cinismo sotto porta? È un pizzico di cattiveria misto a fortuna, cioè è una componente che viaggia da sé, cioè che viaggiano insieme, quindi non siamo stati bravi e precisi nel sfruttare quel tanto che ci è capitato, e purtroppo ora siamo a piangere, però insomma. Abbiamo le spalle larghe, già da domani ricominceremo a lavorare per preparare la gara di domenica prossima. Appunto, domenica prossima affronterete il Trestina, che partita si aspetta? Ma un'altra partita come questa, tosta, contro una compagine che l'anno scorso ha fatto benissimo e quest'anno uguale, sta facendo bene, quindi noi siamo una squadra giovane, però con voglia di fare, oggi abbiamo dimostrato e speriamo di metterlo in campo tutte le domeniche, sperando poi il risultato sia diverso, quello sì. Diciamo che il tecnico dello Scandicci le fa i complimenti e è contento di averla ritrovata. Ha detto che lei è un grande tecnico, un grande uomo, per cui ci teniamo a riportarle le sue parole. Dopodiché, parlando di calcio giocato, prima apparizione per lei di fronte al pubblico del Madami e primi tre punti. Soddisfatto di questa prestazione? Voglio ringraziare Ato Strigucci, perché anche lui è il ragazzo che ho allenato nel primo periodo quando ho iniziato, quindi abbiamo vinto un campionato a Castelregone e si era creato subito un buon rapporto, ragazzo serio, anche lui sta facendo bene nel suo percorso, quindi lo ringrazio, i complimenti e i contraccambi, perché c'è un'amicizia che ci lega e una stima reciproca. Detto questo, abbiamo vinto una partita soffrendo, l'avete visto, perché il primo tempo lo Scandicci sicuramente meritava di andare in vantaggio, hanno avuto più di un'occasione e soprattutto nei piazzati in due o tre situazioni potevamo sicuramente essere un pochino più attenti, ma la squadra è chiaro che qualche difficoltà ancora le ha. Sono soddisfatto innanzitutto del risultato, e questo è ovvio perché oggi la classifica urge fare punti, quindi vinciamo questa partita. Il secondo tempo secondo me l'abbiamo anche un po' legittimata, perché al di là di un'occasione dello Scandicci noi ne abbiamo avute diverse anche per chiuderla, poi l'abbiamo un pochino riaperta con quel rigore che sicuramente ci poteva stare e abbiamo sofferto fino alla fine. Ringrazio i ragazzi, perché comunque sia, quando devi ripartire, quando stai in fondo, quando incontri anche una squadra che sta bene, perché lo Scandicci sapete benissimo che era la miglior difesa del campionato, anche se sono passate solamente 5 partite, aveva perso la prima a Piancastagnaio, quindi sapevamo della difficoltà. E il secondo tempo, secondo me, la squadra, nonostante ancora fisicamente siamo un pochino giù nell'intensità e nell'occupazione del campo, ha secondo me anche preso beneficio di questo, che è un risultato per noi importante per ripartire. Senta, vincete contro lo Scandicci, che è una formazione che arriva a questa partita con 8 punti, con una buona situazione di classifica. Questo sta a significare che l'attuale classifica della Flaminia non corrisponde al reale valore della squadra? È chiaro che qui ci sono dei valori che ancora oggi, secondo me, a livello di performance possono essere migliorati nettamente. Poi le partite, soprattutto l'inizio, è sempre un po' più difficoltoso. Noi in questo momento dobbiamo cercare di essere organizzati come piace a me, quindi giocare di collettivo e di reparto e creare una competizione che sia sana e leale, e soprattutto secondo me, per quelle che sono le risorse che la società mette a disposizione, dare quel qualcosa in più per raggiungere una classifica più meritoria per i valori che ci sono. Un'ultima domanda: che ambiente ha trovato qui a Civita Castellana e qual è la difficoltà di subentrare ad un altro allenatore, cioè di prendere una squadra in corsa e non allenarla invece dall'inizio con la preparazione estiva, eccetera? Ma parto dalla seconda domanda che mi fai, perché negli ultimi anni sono sempre subentrato, quindi per me è diventata comunque sia una situazione che mi ritrovo sempre. È chiaro che devi adattarti, non puoi dare da subito quello che è il tuo principio di calcio, devi valutare anche la classifica, quindi devi essere razionale e dare subito delle anche poche certezze, ma delle certezze le devi dare ai giocatori. E l'ambiente, nulla da dire, perché lo sappiamo tutti che qui è una famiglia composta da persone per bene, da una proprietà seria, da una proprietà che ci mette passione, risorse, e mi piacerebbe che un domani io per primo, insieme al mio staff e ai giocatori,
possiamo rendere qualcosa a questa società dal punto di vista delle soddisfazioni e delle gratificazioni sportive.